Poi ci sono stati veri segni, e più di una volta, che hanno come sottolineato la verità di dichiarazioni profetiche fatte da me. Per esempio, il giorno in cui io mi decisi a far conoscere a Monsignor Centemeri che il Gesù atteso alla fine del tempo era venuto in me, io avevo scelto quel giorno e, per vera provvidenza divina, quel 20 di ottobre del 2002 era il giorno in cui alla messa tutta quanta la celebrazione era come in attesa della venuta del Signore. Si può notare benissimo se si vanno a leggere le letture di quel giorno, tutte improntate sull'arrivo di Dio. E io lo stavo segnalando a Monsignor Centemeri, Dio arrivato in me. Ebbene, quando uscii sul sagrato dopo quella messa, c'era tutta la folla che era uscita dalla messa, e mentre io camminavo, un bambino con uno scatto secco mi si parò davanti e io, che stavo camminando piuttosto veloce, mi inchiodai letteralmente sul posto e evitai di travolgerlo. E suo papà, che era lì e che ha assistito a tutta la scena, ha esclamato di impulso: Gesù. Ecco, io avevo annunciato che in me c'era Gesù, e subito una persona delle presenti commenta con questo motto: Gesù al mio bloccarmi e al mio non investirlo, quasi come un segno che io avrei dovuto prestare molta attenzione a non calpestare quel bambino che stava nascendo in quel giorno. Un'altra volta, in quella chiesa in cui io ho avuto una suora, maestra del coro, che era veramente innamorata della mia voce e in un certo senso mi equilibrava, perché io da una parte avevo una maestra ex suora che veramente, se poteva, mi sbranava, dall'altra invece questa autentica sorella che mi continuava a dire: canti forte, perché le piaceva udire la mia voce primeggiare tra le voci del coro. Ora accadde che un giorno io mi recai da lei e le dissi: lo sa, sorella, che lei è mia sposa? E lei mi sgranò uno sguardo interrogativo, come a dire: ma cosa vuol dire? E io le dissi: lei ha sposato Gesù, ma Gesù è in tutti noi, quindi in un certo senso lei è la sposa di tutti noi. Ah, è vero, disse lei, non ci avevo pensato. Ora accadde che ci fu la messa e io, nel mio posto al coro, ero seduto negli scanni collocati a ridosso dei muri. Sul davanti c'era un posto a sedere, davanti a questi scanni, ed era occupato da varie persone, e una di queste era Suor Teodolinda, questo era il suo nome.
Ebbene, non era davanti a me, era piuttosto di lato. Però quando arrivò il momento della elevazione e io cercai di inginocchiarmi, non c'era posto nell'inginocchiatoio davanti a me. Allora mi dovetti spostare finché trovai posto e mi misi il ginocchio in quel posto lì. Beh, davanti a me c'era Suor Teodolinda, ma in un modo che veramente io mai avrei atteso, quando arrivò il momento che lei decise di inginocchiarsi, si girò e, giratasi verso di me, sotto di me, fu come il segno di una autentica concessione fatta a lei di venerare in me quel suo sposo che io avevo detto di essere per lei. Un dono fatto a lei da Dio, perché una cinquantina di giorni dopo, Suor Teodolinda morì e salì al cielo. E il Signore aveva voluto darle questa soddisfazione di avere, in un certo modo, mossa dalla provvidenza, espresso la sua adorazione a una persona che per lei non ero io, ma neanche io sono io. Io sono chi è in me. Di conseguenza, tutti e due, lei e io, stavamo celebrando non chi era rispettivamente in me o in lei, ma chi era al di sopra di me e di lei, essendo un tutt'uno proprio in quel segno nuziale che Dio attua per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è tutt'uno con Dio, è sposato con Dio. Ecco, nella mia vita questi segni mi sono accaduti come proprio a mettere le virgolette, le sottolineature a certe affermazioni che potevano sembrare strane. Vi ho già raccontato di come il giorno dopo in cui io mi sia confessato a Don Luigi dicendogli credo proprio di essere Gesù, il giorno dopo fui costretto dal destino a salire sul pulpito e a leggere un brano del Vangelo in cui prendevo la parola in nome di Gesù e dicevo esattamente le cose che avevo detto in precedenza al sacerdote. Questi sono segni che mi sono accaduti senza bisogno nemmeno che si presentassero come segni, diciamo segni operativi. Ai miei stessi gesti seguivano cose che lasciavano intendere cose segrete che si possono scorgere solamente se ci sono gli occhi adatti per scorgerle. Altrimenti, se mancano gli occhi e manca l'udito, si può vedere e udire di tutto e non accettare mai nulla come vero.